La situazione si sta facendo veramente dura. So che non è il momento delle polemiche, me ne rendo conto, ma non è neanche il momento del silenzio, perché i problemi bisogna affrontarli e bisogna risolverli. Io in questo momento ho delle persone che non riescono più a fare la spesa. Ci rendiamo conto di questo? Purtuttavia, l'ambito socio-assistenziale ha messo l'assistente sociale in ferie forzate per una settimana e adesso l'ha ritirato su Monfalcone. Cosicché queste persone in questo momento non possono venire riconosciute. E a una persona che ha bisogno di comprare generi alimentari non gli si può rispondere con la burocrazia. Non gli si può rispondere con la burocrazia. Così, da buoni gradesi, abbiamo deciso che lunedì Caritas, Croce Rossa, Associazione Protezione Civile e Comune di Grado si riuniranno in teleconferenza per dare una risposta a questi concittadini. Come? Attraverso l'associazione. C'è un conto corrente che adesso io vi faccio vedere. Di tanto verrà dato a comunicazione attraverso un post e gestiremo un banco alimentare qui a Grado, nella sede della Protezione Civile, per dare una risposta a chi ne ha bisogno. Come? Attraverso lo strumento dell'autocertificazione, senza andare a chiedere l'ISE dell'anno scorso, che in questo momento non ha nessuna valenza, nessuna, e cercando di portare la spesa a chi ha bisogno di mangiare. Questa è la situazione che stiamo vivendo e fa veramente schifo il fatto che mentre noi sindaci ci stiamo arrabattando per risolvere la situazione, dalla parte opposta della cornetta riusciamo ad ottenere solo un silenzio. Siamo gradesi, siamo in grado di organizzarci, daremo noi in far nostro le risposte alla nostra gente, dopodiché, porca miseria, apriremo i ponti, perché non è possibile andare avanti in questo modo.